E Neville continua dicendo: non c'è bisogno di doti speciali per dominare la propria attenzione, e non è un dono concesso a qualche individuo e ad altri no, ma questa qualità è ottenuta dalla persistenza e dalla pratica continua. Infatti, il problema, secondo me, uno dei problemi nel campo della crescita personale sta nel fatto che si elimina il percorso che serve per arrivare ad un certo dominio di se stessi. Esempio, se io dico lamentarsi è sbagliato, una persona ascolta e dice ok, non mi lamento più. Non capisce che quello è il risultato di un percorso che dura anni. Per smetterla di lamentarti, devi proprio fare anni di lavoro su di te. Non è una cosa che fai così in maniera immediata. Se uno ascolta il principio secondo cui è sbagliato giudicare, dice ok, adesso non giudico più. Ma non è vero, quello è un risultato che raggiungerai se lavori su di te per anni. Non è un caso se Neville si è allenato per circa 10 anni con Abdullah, che era il suo insegnante, di cui poi magari in un'altra live vi parlerò, e gli ha dato tutti i giorni degli esercizi da fare. Perché se io dico con l'immaginazione tu crei la realtà, è così, e se tu impari a dominare la tua attenzione, puoi creare la realtà che preferisci. Tecnicamente è così. Però se ci riesci oppure no, non dipende dal fatto che l'immaginazione ha ci credo che funziona o non ci credo. Perché qualsiasi cosa esiste sul piano fisico, prima è stata creata nella mente, per forza. Se io voglio prendere un bicchiere, devo prima questo gesto o pensarlo o immaginarlo. Quindi qualsiasi cosa viene prima immaginata. Però quanto tu riesci con la tua immaginazione a plasmare i risultati che vuoi, dipendono da te, dipendono da quanto ti sei allenato, non per un giorno, per anni, a dominare la tua attenzione. Quindi è un allenamento. Mi raccomando, perché se no si finisce come fanno i preti che leggono le parole di Gesù: io e il Padre siamo uno. Se uno crede nelle mie parole, vedrà il Padre, pensano ok, io credo nelle parole di Gesù, però non fanno nulla. Non capiscono che quello che ha proposto Gesù è un percorso dove tu non giudichi, dove ami i tuoi nemici, devi proprio fare delle cose per anni. Non, ah, io credo a Neville. No, devi applicare quello che Neville ha detto, che è diverso. Comunque, Neville qui dice un'altra cosa interessante. Vediamo un po'. E dice: un'immaginazione controllata e un'attenzione costante, fermamente, ripetutamente focalizzata sull'idea da realizzare, è l'inizio di tutte le operazioni magiche, dove per magia si intende la capacità di cambiare qualcosa dentro di sé per cambiarla poi all'esterno. Bisogna persistere per mesi, perché prima o poi, attraverso l'allenamento, si crea in se stessi un centro di potere. Quindi sta ribadendo più volte l'importanza di un allenamento. E qua dice un'altra cosa interessante, e cioè la meditazione altro non è che un'immaginazione controllata e un'attenzione ben sostenuta. Devi tenere semplicemente l'attenzione su una certa idea finché non riempie la tua mente e allontana tutto il resto, senza permettere nessuna distrazione. Lui dà naturalmente alla parola meditazione un significato simile a concentrazione, perché la meditazione degli orientali sarebbe per noi occidentali un allenamento sulla concentrazione, e non, come ho sentito dire ad alcuni formatori, la meditazione è per l'occidentale un rilassarsi. Assolutamente no. Infatti esistono le meditazioni sul respiro, quindi mi concentro sul respiro,
Se la mente vaga, la riporto sul respiro. È un allenamento di concentrazione, non di rilassamento. Visto che gli orientali, prima della globalizzazione, le differenze con noi le si notava ancora di più, ma sono un popolo diverso da noi, hanno una psiche diversa e hanno un eccesso di energia femminile. Loro sono già passivi di loro. Se fanno delle pratiche per rilassarsi ulteriormente, cioè hanno finito, al massimo si dovrebbero attivare. Quindi siamo noi occidentali che dobbiamo rilassarci, ma non loro. La meditazione esiste da sempre, è un allenamento sulla concentrazione. Ora prendo un altro punto di Neville, qua cambiamo pagina. Andiamo a pagina 239 per chi ha il libro. E Neville dice: tutto il progresso dipende dall'aumento dell'attenzione. Perché per raggiungere i tuoi obiettivi devi colmare la mente della sensazione che quel desiderio l'hai già ottenuto. E senza un dominio sull'attenzione questo non è possibile. Il tuo potere dipende da quanto domini la tua attenzione. Il grande segreto del successo è focalizzare l'attenzione sulla sensazione che il tuo desiderio è già compiuto, senza permetterti distrazione alcuna. Il desiderio che si realizza è sempre quello su cui l'attenzione è esclusivamente concentrata. Questo perché se io prendo un pensiero e lo penso una sola volta, questo pensiero non ha potere. Ma se io prendo un pensiero e lo ripenso con totale concentrazione e lo ripenso per quanto tempo voglio, quel potere inizia ad assumere sempre più forza, fino a quando non diventa poi un risultato pratico nella materia. In genere la forza viene data dalle emozioni, però le emozioni nascono se la mente resta concentrata. E qui Neville dà un altro esercizio. L'esercizio che sto per condividere con te, secondo me è uno degli esercizi più importanti per allenare l'attenzione e lo troverai anche in tanti altri autori molto importanti, tra cui Ivanov, Steiner e molti altri, perché ci sono delle parti in noi che sono al di fuori del tempo e dello spazio. Per ricontattarle bisogna fare alcuni esercizi particolari, tra cui questo. L'esercizio è il seguente: per aiutarti a impadronirti del controllo della tua attenzione, fai questo esercizio notte dopo notte prima di dormire. Sforzati di tenere l'attenzione sulle attività della giornata, ma in ordine contrario. Focalizza l'attenzione sull'ultima cosa che hai fatto e vai a ritroso fino alla prima. Non è affatto un esercizio facile, ma proprio come tutti gli esercizi specifici, aiutano a sviluppare certi muscoli. Questo lo farà altrettanto nei confronti dei muscoli dell'attenzione. Infatti, l'attenzione deve essere sviluppata, controllata e concentrata al fine di mutare con successo l'immagine che hai di te, perché l'immaginazione è in grado di fare qualsiasi cosa, ma solo in conformità della direzione e della tua capacità di dominare la tua attenzione. Ma se persisti notte dopo notte con questo esercizio, risveglierai in te stesso un centro di potere. L'attenzione è sviluppata tramite l'esercizio continuo o l'abitudine. Quindi l'esercizio che sta proponendo è: prima di dormire, rimmagina la tua giornata partendo dall'ultimo evento che hai vissuto. A livello teorico è: tu che ti metti nel letto, vai a ritroso. Tu che ti metti il pigiama, vai a ritroso. Tu che lavi i denti, sono esempi. Vai a ritroso fino al primo momento della giornata. Se ci sono delle parti mancanti, perché magari non
non ti ricordi bene che cosa c'era, che cosa hai vissuto, non preoccuparti, lo salti e vai alla prima scena che ti ricordi. Quindi è un andare all'indietro dall'ultimo evento della giornata fino al primo. Dal mio punto di vista, se una persona li fa entrambi questi esercizi, è ancora meglio. La padronanza di sé, cioè il controllo dei tuoi pensieri e delle tue sensazioni, è il tuo più grande risultato. Ripeto, la padronanza di sé, il controllo dei tuoi pensieri e delle sensazioni è il tuo più grande risultato. Vuol dire che come obiettivo, come priorità, tu devi avere quella di imparare a dominare sempre meglio i tuoi pensieri e le tue emozioni. Non focalizzarsi su, ok, come va la mia relazione col partner, come va il mio rapporto con il vicino, ma il lavoro sta andando bene o sta andando male. Il tuo scopo principale, a prescindere da che cosa ti accade nel mondo esterno, il tuo scopo principale è diventare padrone a casa tua, cioè avere il dominio totale sui tuoi pensieri e sulle tue emozioni. Questo è lo scopo a cui dedicare la propria giornata e di conseguenza la propria vita. Perché è uno stile di vita. Fino a quando non raggiungi il totale dominio su pensieri ed emozioni, lavori su quello. Non a caso, in tutti i percorsi che noi proponiamo, c'è sempre un lavoro su pensieri ed emozioni, perché è un allenamento. Ed è un allenamento che una persona dovrebbe fare anche quando ha finito il percorso. È un allenamento che dura per me tutta la vita, però datti da qui ai prossimi 20 anni per lavorare bene sulla gestione dei pensieri e delle emozioni. Perché sul piano fisico, se una persona vuole diventare brava a giocare a tennis, sa che per diventare brava ci metterà, non lo so, 10 anni. E dice ok, per 10 anni mi alleno tutti i giorni a giocare a tennis. Però se deve lavorare sul gestire i suoi pensieri o le sue emozioni, si aspetta di farlo in 2 giorni o di farlo in una settimana, di diventare bravo in un mese. Non è così, ci vogliono molti anni. Neville ha lavorato per una decina di anni con Abdullah non solo sul dominio dell'attenzione, ha lavorato su determinati esercizi sull'immaginazione, hanno studiato la Kabbala ebraica, hanno studiato la Bibbia, hanno studiato un sacco di cose per 10 anni. Ci sono poi, sempre in questo libro, tantissimi altri esercizi che lui dice di aver fatto, che sono troppo avanzati per cui non li leggo nemmeno. Secondo me, meglio prima che una persona lavora su questi due che abbiamo visto. Però è un lavoro da fare con costanza. Ok. Ultima parte che leggo. Per imprimere al subconscio lo stato desiderato, devi assumere la sensazione che proveresti ad obiettivo già raggiunto. Però nel definire il tuo obiettivo devi preoccuparti solo dell'obiettivo stesso. Il modo in cui si esprimerà, il modo in cui ti raggiungerà, non deve essere fonte di preoccupazione. Perché pensare sentitamente produce quello stato. Dunque, se rimugini sulle difficoltà e sugli ostacoli, il tuo subconscio accetta questo come un ordine e produrrà questi effetti nel mondo esterno. Quindi sta dicendo: allenati sulla gestione dei pensieri, dopodiché assumi la sensazione che tu hai già quello che vuoi. Il come ti arriverà quella cosa non è compito tuo. Il come non dipende dalla tua mente conscia. Il come non deve preoccuparti, perché se inizi a preoccuparti, ma cavolo, quando mi arriva questa cosa? Ancora non ce l'ho. Ma l'ho visualizzata, ma la cosa non sta funzionando. Se pensi questo, il subconscio, che è una mente emotiva, accetta questi pensieri uniti dalle emozioni e le trasforma in risultati pratici.
Ricordo che il rapporto è questo: la mente conscia produce le idee. Il subconscio le trasforma in qualcosa di pratico e materiale. Quindi il lavoro che devi fare è sul dominare la tua attenzione. Si parte da questo ed è un lavoro che ti riempirà di esercizi per i prossimi anni. Se questo lavoro vuoi farlo insieme a noi, noi in tutti i percorsi che proponiamo facciamo un lavoro sulla gestione dei pensieri e delle emozioni. Naturalmente poi ogni percorso è personalizzato, però per me è fondamentale che una persona migliora tanto nel gestire pensieri ed emozioni, quindi puoi tranquillamente fare questo percorso con noi che va a facilitare il lavoro perché è già una cosa molto difficile, però almeno hai dei consigli precisi, degli esercizi mirati e hai una guida per tutto il percorso. Se vuoi fare un percorso con noi, sappi che c'è un'offerta fino al 30 per tutte quelle persone che magari hanno sempre valutato di fare un percorso con noi, però poi non l'hanno fatto. C'è un'offerta disponibile fino al 30. Se farai questo percorso, sappi che si lavorerà molto sulla gestione dei pensieri e delle emozioni, perché solo una volta che tu domini pensieri ed emozioni puoi creare i risultati che vuoi, però se non li domini non so come aiutarti. Quindi se ti va di fare questo percorso, candidati pure, trovi tanto il link nei commenti. Parlavi di osservazione e accettazione di un'emozione non piacevole. Sì, perché il problema che si crea in chi legge per esempio il libro di Neville è che una persona capisce il fatto che le emozioni creano la sua realtà, che quindi, come dice Neville, le emozioni sono cause, non sono effetti. Per capire il perché vivo un certo evento, mi basta vedere che emozione provo quando vivo quell'evento. Però quello che si crea è: se provo paura, se provo ansia, se provo tristezza, in genere la persona reprime questi stati d'animo, quindi li spinge nell'inconscio e lì fanno danni. E invece è proprio l'opposto l'approccio. Se sono tranquillo e rilassato, uso il metodo di Neville e quindi assumo la sensazione che ho già quello che voglio. Ma se provo ansia, paura, eccetera, si fa un lavoro sugli stati d'animo negativi. Antonio dice: tutto chiaro, ci vuole costanza. Assolutamente sì. Ciao Danilo, Giovanni dice: punti 4, 5, 6. Sì. I punti 4 e 5 e 6 sono focalizzarsi, concentrarsi e concentrarsi intensamente. Ilaria dice: ho notato che la mente corre altrove, come in una sorta di ansia di smania. Sì, ma se mi ricordo che nessuno mi corre dietro, automaticamente mi rilasso e sono concentrata in ciò che faccio momento per momento. Esatto, è così. Sofia dice: grazie Danilo, sì, sono chiari, c'è un'unica curiosità. E cioè, se durante il ricordare le azioni a ritroso la mente tende a vagare verso altro, bisogna ricominciare da capo oppure dal punto in cui la mente ha incominciato a divagare? Secondo me puoi all'inizio ripartire, quindi se non è troppo complicato, riparti. Con un po' di pratica poi dovresti riuscire a fare l'esercizio, perché in realtà non è un esercizio che dura 20 minuti, è un esercizio che dura poco, qualche minuto al massimo. Quindi a livello teorico dovresti poi, volendo, anche ripartire dal punto in cui la mente ha iniziato a vagare e dovresti farcela. Però vedi un po' su di te quale approccio ha più effetto. Perché sei concentrato su quello in corso che svolgi, e poi lavorando col pubblico in un negozio in cui devi fare attenzione ad un numero altissimo di dettagli, come fai a focalizzarti solo sull'azione in corso? Faccio un esempio: ti trovi al negozio, ora non so che mestiere di preciso fai, però diciamo che arrivano dei clienti. Quando i clienti parlano, tu ti concentri su quello che stai dicendo con il cliente. Quando poi devi mettere a posto un capo d'abbigliamento, ti concentri su quello. Cioè, è un
Mi concentro sulle cose, ma se sono già concentrato, va bene così. Se al lavoro devo scrivere un'email e già questo richiama la mia concentrazione, non c'è bisogno che mi dico sto scrivendo un'email perché ci sono già concentrato. Però tutte le volte in cui non sono concentrato, devo ritornare sul pezzo. Alessandro dice: se riprogrammassi il mio inconscio potrei essere più felice. Il fatto è che devi andare più che altro ad eliminare quei modi di fare, di pensare che ostruiscono la felicità, che in realtà la felicità c'è già nel tuo essere, c'è un qualcosa che lo ostruisce. Quindi, se la domanda è facendo un percorso posso risolvere questa cosa, sì. Però è comunque un percorso nell'andare a togliere ciò che ostruisce la felicità che già c'è. Sabrina chiede: ma nel mondo fisico ci sono azioni da intraprendere? O basta dirigere la nostra attenzione? Se intendi, ci sono azioni da intraprendere per raggiungere un obiettivo, se questo è quello che chiedevi, le azioni da fare te le suggerirà la tua intuizione. Quindi tu assumi la sensazione che hai già quello che vuoi e questo ti porterà delle intuizioni. Però non so, Sabrina, se era esattamente questo quello che intendevi. Antmar, bello. Scrivere affermazioni positive e concentrarsi su di esse è un buon esercizio. Quando scrivi devi essere concentrato a scrivere. È un buon esercizio, punto di domanda, per fare cosa? Per allenare la concentrazione? No. È proprio già di base che quando scrivi dovresti essere concentrato a ciò che scrivi. È un buon esercizio per raggiungere obiettivi? Dipende dalla tua situazione. Quindi direi dipende. Anna chiede: la cosa più difficile potrebbe essere quella di mantenere la concentrazione mentre si compiono azioni che non sono nella nostra zona di comfort. Però quando non sei nella zona di comfort, in linea generale provi un certo disagio, tipico del fatto che sei uscita dalla zona di comfort. Ok, poni la tua attenzione sulla sensazione che provi, sulle emozioni negative. Già questo è un ottimo lavoro. Tina dice: io non riesco a concentrarmi perché puntualmente arriva un pensiero bruttissimo e vivo nel terrore che si avvera. Ok, considera questa cosa, Tina. Se il pensiero che fai è particolarmente brutto e lo cambi, riesci davvero a cambiarlo e a cambiare anche stato d'animo oppure è una cosa più forte del pensiero? Perché se tu cambi il pensiero e c'è proprio un'emozione negativa forte di qualcosa di brutto, tu cambi il pensiero e questa emozione resta, vuol dire che il lavoro da fare è sull'emozione, non sul pensiero. Alessandro chiede: se visualizzo un risultato con fede, come capisco che sono sulla strada giusta? Ci sono dei segnali che potrei avere nel mondo reale? Più che segnali nel mondo reale, la prima cosa è quanto davvero raggiungi a livello di fede, quanta fede davvero hai nel fatto che quell'obiettivo non lo raggiungerai, ma che ce l'hai già. Questa è la cosa più importante. Poi segnali all'esterno arrivano. Però li distingui perché sono segnali eclatanti, chiari. Astrid dice: nella live che hai fatto dei talenti, un ragazzo aveva detto che lui capisce chi dice le bugie. Gli hai risposto che gli avresti dato la spiegazione in privato. Sì, gli ho detto questo perché
sono in contatto con questa persona e quindi so cosa dirgli. Nel tuo caso non saprei. Quindi, quando dico magari scrivimelo in privato è perché magari questa persona in qualche modo o è a contatto con noi perché ha preso un videocorso o altro, e quindi conoscendola meglio posso dare come si chiamano? Dei consigli più personalizzati. Mattia chiede: puoi ripetere i punti 4, 5, 6? Sì, focalizzarsi, concentrarsi, concentrarsi intensamente. Elena dice: quanto possono essere utili le attività artistiche, come dipingere, disegnare, fare musica, danzare, per sviluppare la capacità di concentrazione? In linea generale, questo lavoro che io sto proponendo del dominare l'attenzione agli artisti risulta molto più difficile. Infatti, con gli artisti, poiché sono per lo più di quarto raggio, si lavora in maniera diversa. Cioè, si lavora sempre sulla gestione dei pensieri, ma il focus va su sfumature un po' diverse, si danno esercizi un po' diversi. Quindi le attività artistiche in linea generale aiutano, però un artista vaga tantissimo. Mentre una persona normale già vaga tanto, un artista vaga proprio tantissimo. Vaga tanto al quadrato. Perciò con gli artisti in genere si fa un lavoro diverso. Quindi se la domanda l'hai fatta perché tu sei un artista, ti direi lavora molto sulla gestione dei pensieri e poi dovresti lavorare su tanti altri aspetti. Se invece la domanda l'hai fatta così, giusto per sapere, sì, le attività artistiche possono aiutare. Antonio dice: perché non ti va tanto a genio la meditazione? Mi auguro di fare un video proprio specifico su questo e poi caricarlo su YouTube, perché ci sono dei passaggi che vorrei spiegare nel dettaglio. Altra domanda. Come riuscire a concentrarsi senza farsi distrarre da qualcuno? Il collega nel mio caso, che è irruente, insicuro, facendo così fa crollare i tuoi nervi. Forse, come ripeti spesso, è il mio specchio, considerando che sono già accaduti diversi episodi identici. Allora, in questi casi, fai attenzione a non dare la colpa al collega. Se tu all'esterno gli vuoi dire: guarda, smettila di fare così, fallo pure. Però se non ci fosse lui, ci sarebbe un altro che riflette quella parte di te. Faccio un esempio. Diciamo che lui si chiama Mario e Mario è un rompipalle. Ma anche se non ci fosse Mario, ci sarebbe Tonino che farebbe le stesse cose, perché tu stai proprio proiettando quella realtà. Quindi il mio consiglio sarebbe: fai un lavoro su di te per cambiare certi aspetti affinché poi il collega non te li deve riflettere. Ad esempio, noi nei percorsi di coaching ci è capitato di lavorare con delle persone che subivano mobbing, però queste persone, una volta che sono cambiate loro al loro interno, anche la loro situazione all'esterno è cambiata, ma è così che funziona sempre. Quindi si tratta di fare un percorso, altrimenti non saprei. Giuseppe dice: provo spesso alti e bassi a livello di umore, a prescindere dalle circostanze. Ciò nonostante vedo progressi verso il mio obiettivo. Più spesso un disagio come se mi volesse bloccare. Come posso risolvere? Il punto, Giuseppe, è sicuramente questo. Ce ne sono degli altri, ma uno importante è questo: che nei momenti in cui tu sei in up, sei in alto, quindi le cose ti stanno andando bene, hai vinto, hai ottenuto un successo, ok, la tua esaltazione è eccessiva, cioè ti esalti eccessivamente nel bene, quindi poi per legge di compensazione ti sentirai parecchio frustrato quando le cose andranno male. Se invece una persona impara ad avere un certo dominio di sé, una certa gestione di sé anche
quando vince, quando le cose gli vanno bene, e impara a trattare la vittoria con disciplina, concentratura, automaticamente quando le cose gli vanno male lui sarà centrato. Quindi ti direi, sii più centrato quando le cose ti vanno bene. Elena dice, sì, faccio arte. Ok, in genere chi fa arte, purtroppo, gestione dei pensieri è un po' poco bravo, perché ha una mente eccessivamente creativa. Con eccessivamente non intendo in negativo. Deve rendere il mondo più bello e quindi ha una mente molto creativa. Però il lavoro da fare è ancora più organizzato. Elena dice ed effettivamente vago, esatto, tipico degli artisti. Tra l'altro, chi è artista in genere ha una bassa autostima, tende tanto al perfezionismo e costantemente si sottovaluta. Quindi ci sono proprio delle sfumature tipiche degli artisti. Poi ogni artista pensa che ce l'ha solo lui, ma in realtà ce l'hanno tutti gli artisti. Vediamo un po' altre domande. Ilaria chiede: quali approcci si usano per lavorare sulle emozioni? E dipende dalla tua situazione. Dipende dalla tua situazione perché ogni emozione il tuo inconscio la manda per comunicarti una cosa diversa. Quindi, se provi spesso rabbia è una cosa, ma se provi spesso ansia è un'altra. Quindi si va a lavorare in base poi all'emozione. Ci sono delle cose che vanno bene per tutte le emozioni? Assolutamente sì. Però poi il grosso del lavoro dipende dalla tua situazione precisa. Potrebbe capitare che tu hai in mente un obiettivo mentre l'universo ha in mente altro per te. Questo non succede se tu ti osservi e valuti se gli obiettivi che hai hanno una spinta superficiale oppure profonda. Se tu ti osservi e quando hai un desiderio cerchi di capire se quel desiderio è superficiale oppure profondo. Se un desiderio profondo puoi stare tranquillo, se è superficiale sì, la vita avrà altro per te. Quando qualcuno scrive i commenti scendono, quindi qualcuno lo perdo. Vediamo un po'. Giovanna dice, potresti fare alcuni esempi di esercizi che gli artisti dovrebbero fare per concentrarsi. Gli esercizi che io ho dato prima vanno benissimo, è che un artista proprio pecca di tante cose, per cui fare solo quegli esercizi è riduttivo, dovrebbe lavorare su tanti altri aspetti, tipo l'organizzazione e tipo il perfezionismo. Gabriele chiede: la riprogrammazione del subconscio può aiutare a superare le dipendenze tipo da tabagismo. Dipende il perché vuoi togliere una dipendenza. Se l'idea che c'è dietro è io così come sono sbagliato, non mi accetto, il lavoro da fare più che sulla dipendenza è sull'accettazione di sé, che può portare spesso all'eliminazione della dipendenza, però dipende il perché uno vuole agire in una certa ottica. La risposta è sì, le dipendenze le si tolgono, però dipende sempre dal motivo per cui uno le vuole togliere. Elena dice: hai fatto un mio ritratto preciso. Esatto, ma perché tutti gli artisti avete cose in comune. Grande Davide.
Mattia dice, siamo tutti più o meno artisti, mi puoi spiegare la tua definizione di artista? Io per artista intendo proprio una persona che ha un talento particolare nell'arte, quindi una persona che dipinge, una persona che crea sculture, una persona che fa delle cose creative particolari, quindi ha proprio un talento nell'arte, che possiamo dire uno dei suoi talenti principali è legato all'arte. Non per esempio il mio caso dove mi piace suonare e magari suono la chitarra. No, perché il mio talento principale è un altro. Ma in chi ha proprio il talento principale nell'arte ha le caratteristiche che dicevo prima. Emanuela chiede un buon libro sulle emozioni. Capire cosa vuol dire ogni singola emozione. Non lo so. Sinceramente non saprei. Posso dire che i libri di Jung secondo me sono utilissimi, però un libro che spiega ogni singola emozione cosa vuol dire non lo so. Secondo me si fa prima a lavorare su di sé, si sviluppa l'intuizione per cui poi ti è chiaro e palese. Anna dice: io ho smesso di fumare perché ero stanca di essere schiava, di dover avere il pacchetto di sigarette, ho capito che le sigarette non mi piacevano neppure. Esatto, ma poi sei ingrassata oppure no? Perché in genere quando una persona smette quell'energia gli resta dentro e si sbilancia in altri modi. Come è andata nel tuo caso? Federico dice: Gabriele, io avevo la dipendenza da sigarette. Dopo aver fatto un lavoro su di me insieme a Danilo, le dipendenze sono andate via da sole. Esatto, bravo Federico.